Ben ritrovati, buonasera in onda come ogni martedì con 100 Sport Magazine, la nostra trasmissione regionale dedicata al calcio, a tutte le realtà pugliesi e poi nella seconda parte anche agli altri sport. È stato un weekend di fuoco sia in Serie C che in Serie D. Oggi partiremo analizzando proprio quello che sta accadendo nel girone H di Serie D. Campionato pazzesco, diciamo la verità, non c'erano precedenti nel mondo di questa categoria, sono 7, forse 8 le squadre che possono attualmente, guardando la classifica, contendersi la vittoria del campionato. Dicevamo, è chiaro che al momento è una classifica che ci offre una fotografia sicuramente alterata, perché sono tantissime le partite da recuperare per alcune squadre in particolare, però insomma virtualmente attualmente il campionato ha una nuova capolista che è il Nardò, la principale sorpresa di questo torneo, che ha battuto 4-0 il Brindisi nell'ultimo fine settimana. Analizzeremo la crisi del Brindisi per capire quello che potrà accadere, analizzeremo il momento del Taranto che ha vinto a fatica, ma ha vinto, e questo è il dato più importante, contro la Putiolana. Taranto ancora attivo sul mercato, vi abbiamo dato praticamente in queste ore tutte le notizie in tempo reale e andremo ad approfondirle. E poi spazio alla Serie C, la favola di Cianci, il momento del Bari, la vittoria del Catanzaro contro la Ternana, che non perdeva da 28 turni dall'8 marzo del 2020. Poi tra poche ore si torna in campo in Serie C per il turno infrasettimanale. Saluto subito Francesco Friuli in diretta dalla nostra redazione sportiva. Ciao Francesco, buonasera. Buonasera, buonasera a te Fabrizio, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ci siamo, tante novità Fabrizio. Innanzitutto il Taranto, come dicevi tu giustamente, ha vinto, giocherà poi sabato la gara contro il Sorrento, la novità di giornata, ce l'attendavamo, così come abbiamo avuto la conferma ufficiale di quelli che sono i recuperi, il 10 e il 14 contro Fidelisandria in casa, sarà un big match, e il 14 invece la trasferta contro il Portici, quindi resterà per il Taranto soltanto la gara contro il Molfetta poi da recuperare. E l'altra notizia poi si lega al mercato fino a un certo punto, sicuramente è il ritorno al Taranto di Luis Alfageme. E poi parleremo degli altri sport, avremo un approfondimento sulla Prisma nella seconda parte come di consueto, e anche lì ci sono tante novità, no? Con un calendario fitto, ma dire fitto forse è un eufemismo, perché Taranto praticamente in 3 giorni, tra domenica e mercoledì prossimo, si giocherà il secondo posto in classifica. Parleremo della prima sconfitta del Cussionico, insomma tanti temi quest'oggi da 100 Sport Magazine. Saluto anche Andrea Contaldi, il nostro telecronista che segue tutte le gare in diretta in esclusiva. Ciao Fabrizio, ciao Francesco, un saluto a tutti. Ciao Andrea. Come va? Bene, bene. Mi sentite bene? Eh? Sì, sì, benissimo, assolutamente. Con Andrea Perfetto. Anche parleremo di mercato per capire anche quello che sta accadendo in casa Brindisi. Abbiamo un ospite d'eccezione, ragazzi, ve lo dico subito, una persona alla quale io tengo tantissimo, uno straordinario professionista, è stato ed è orgoglio italiano nel mondo perché ha vinto tanti campionati a Panama, a Cuba, è stato anche allenatore della nazionale cubana, Lorenzo Mambrini. Mister, ben ritrovato, bentornato a Studio 100, grazie per aver accolto il nostro invito. No, grazie, innanzitutto un saluto a te e ai tuoi ospiti, che è un programma da sempre seguito per tutte le notizie che dai in tutta la settimana, e per me è un onore essere qui per parlare di quello che ci piace, e soprattutto c'ero stato da te nella tua trasmissione, quindi per me è un orgoglio avere il tuo invito e stare qui a parlare di calcio. Grazie mister. Mister Mambrini segue tutti i campionati chiaramente italiani, io l'ho detto più volte, spero di poterlo vedere al più presto su una panchina importante di una squadra italiana. Penso che sia quello di rientrare in Italia ad allenare anche l'auspicio del mister, dopo una serie di esperienze assolutamente bellissime, esaltanti, mister, che l'hanno resa tra l'altro famosa nel mondo. Ma sai, nel senso che quando ero partito nel 2014 per Panama, e soprattutto gli stessi giornalisti che c'è da ringraziare quando ti innalzano al cielo, ma quando le cose non vanno bene ti mettono per terra. È come la vita, no? Nel senso, bisogna rialzarsi quando le cose non vanno bene. Però per me è stata
un'esperienza sia a Panama, sia in Ecuador, sia a Cuba e l'ultima a Miami con il Florida Soccer Football Club, che poi è stato tutto sospeso per il Covid a novembre, perché sai che anche se è il paese più grande del mondo, però ci sono anche più casi nel mondo e più morti soprattutto nel mondo. Questo è un momento che non abbiamo mai vissuto nella nostra vita. Sarà un 2020 e 2021 che vedo che è riniziato anche con gli stessi numeri, purtroppo, che ci ha portato via tanti cari. E questo ci deve portare soprattutto la fortuna di chi sta nei campi di calcio, come dico io, chi sta ad allenare, giocatori che hanno ancora la fortuna di giocare. Bisogna ringraziare veramente, veramente Dio, che ci dà la possibilità di fare quello che ci piace, stare in mezzo a un campo di calcio e giocare per la propria maglia. Allora, con noi ci sono gli amici e i colleghi giornalisti Andrea Contaldi e Francesco Friuli che tra poco vorranno sicuramente farle qualche domanda. Prima però vorrei riproporre un servizio che mandammo in onda quando l'abbiamo ospitata, se non erro 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, nella nostra trasmissione durante una sua visita nel Salento, per scoprire che cosa ha fatto in parte Lorenzo Mambrini e poi magari lei integrerà con quella che è stata l'ultima esperienza, quella di Miami. Vediamo. Provateci voi a mollare tutto all'improvviso e rimettervi in gioco dall'altra parte del mondo. Provateci voi a dire ciao a famiglia e amici e a finire in un altro paese con un'altra cultura per fare quello che ti viene meglio nella vita, allenare. Lorenzo Mambrini non lo conosciamo oggi, lo riscopriamo oggi. Oggi che commenta il calcio in TV in attesa di tornare sul campo, oggi che ha dalla sua l'esperienza accumulata tra Panama e Cuba. E adesso ci arriviamo. Era il 16 maggio del 2014, quando gli si aprirono le porte di Panama, quasi 5 anni fa. Una squadra fino allora sconosciuta da gestire, un progetto da condividere, un patentino da allenatore UEFA da utilizzare. Arabe Unido, subito, una scommessa da vincere, perché Mambrini finisce in uno dei club più importanti di Panama. Calcio concreto, tanta corsa, la giusta dose di tattica, soprattutto spogliatoio. È campione al primo anno ed è subito festa al Deli Valdés. Primo step raggiunto, prima stagione lontano da casa, prima vittoria, primo grande sliding doors. Perché caso vuole che a Panama, in quei giorni, si trovassero Mariella Castro, figlia dell'allora presidente di Cuba Raúl, e nipote di Fidel, con suo marito Alfredo, italiano, che guarda l'impresa degli Arabe Unido alla TV e consiglia a sua moglie di affidare la squadra di Santiago, che il titolo non lo vince da oltre 100 anni, all'italiano Mambrini. Diventeranno 102, perché alla guida di Santiago de Cuba, Mambrini ottiene un quinto posto alla prima stagione, poi la gloria. 24 giugno 2017, stadio Antonio Maceo, gremito. Santiago de Cuba 2, Ciego de Ávila 1. È festa grande nella città di Fidel. Dopo 102 anni torna il titolo cubano a Santiago. 2 giorni di festa per tutta la provincia, cerveza e porchito para todos. Folla in delirio a Piazza Céspedes, la stessa in cui Fidel annunciò rivoluzione nel 1959. Da lì alla nazionale cubana è un salto dovuto, lecito, meritato. Per Lorenzo Mambrini la soddisfazione di guidare la selezione di Cuba nell'amichevole storica con gli Stati Uniti. Quella all'estadio Pedro Marrero de La Habana, l'unica partita persa nell'anno e 8 mesi come CT. Il 28 luglio del 2018 la decisione di tornare in Italia, il premio Orgoglio Italiano conferitogli dal CONI, meritato. Quel premio urla forte il desiderio di rinascita, ma stavolta a casa sua, perché Mambrini freme di rimettersi in gioco qui, forte dell'esperienza internazionale accumulata tra Panama e Cuba. Provateci voi allora a ripartire da zero, lontano da tutto e tutti. Provateci voi a ripartire da capo e vincere. Mica facile, ma provate anche a chiederlo a Mambrini. Magari lui saprà dirvi come si fa. Ecco, mister, dopo quelle esperienze, poi com'è proseguita la sua carriera? Ma innanzitutto ti ringrazio di cuore perché mi hai fatto venire gli occhi lucidi in questo momento che siamo tutti più fragili. E poi mi hai fatto rivedere queste immagini, sinceramente mi sono venuti, come ti ho detto, mi hai fatto emozionare. E da lì praticamente sono andato in Ecuador, e sono andato in Ecuador dove praticamente ho allenato il Chacarita Football Club. Abbiamo perso lo spareggio per andare in Serie A all'Olimpico Atahualpa a Quito,
perso, e però abbiamo portato una cittadina solamente di 8.000 abitanti vicino al massimo campionato nazionale equatoriano. E poi da lì sono tornato a casa sperando di trovare una soluzione italiana, ma purtroppo chissà, nel senso, ero fuori da molti anni. Per rientrare nel giro ci vuole anche praticamente uno il rispetto di allenatori che ci sono, che sono molto preparati e che stanno studiando sempre di più, perché noi italiani siamo i più bravi nel mondo. Quindi, nel senso, c'è molto rispetto per me su chi siede sulle panchine innanzitutto. E poi chissà, che nel senso che, come ti ho detto, le amicizie contano molto, come sono sempre contate, senza voler criticare niente nessuno. E quindi mi è arrivata la chiamata da Miami, dove c'era il presidente Francisco Paoli, che era a Panama, e mi ha chiamato per guidare la squadra del Florida Soccer Football Club, e abbiamo iniziato. E però poi dopo la Covid ha interrotto tutto e ho preferito praticamente lasciare, perché non c'era un'altra alternativa. Certo. Francesco, Andrea, prima di entrare nei temi e analizzare i nostri campionati, avete domande, curiosità per mister Mambrini? Francesco? Sì, io voglio con quello che ha detto il mister Fabrizio in relazione al discorso delle amicizie, no? Che possono contare in Italia. Però lui comunque ha dimostrato che nelle varie difficoltà, perché oggettivamente sono dei campionati più difficili rispetto al nostro per una serie di situazioni, ecco, extra, si riesce a far bene. Ma è soltanto un discorso di amicizie, oppure si potrebbe, secondo lei, insomma, incominciare a vedere un po' di più il curriculum delle persone? Ma io intanto la ringrazio e la saluto, per me è un piacere conoscerla. È una domanda un po' forse antipatica da rispondere, ma molto giusta e molto corretta, nel senso che non sono io a deciderlo. Io credo che non si può mai parlare di noi stessi, non parla neanche qui fuori di curriculum. Parlano praticamente la personalità che uno ha, il carattere, le idee che uno ha da mettere in campo, da trasmettere ai propri giocatori. Io analizzavo proprio la squadra del Fasano che allena praticamente Costantini, che poi praticamente con il direttore sportivo obiettivo, dopo che hanno rinforzato il mercato, ha fatto quello che stanno facendo. E quindi, nel senso che bisogna dare fiducia anche alle persone che nel senso, come in questo caso, ma io prenderei ad esempio anche lo stesso Nardò, dove allena l'ex giocatore Danucci, nel senso che bisogna prendere queste dimostrazioni, non a Crotone praticamente mandano via l'allenatore che ha fatto bene negli ultimi 3 anni, non discuto la scelta di Cosmi, però per praticamente ditemi che fa il Crotone con 15 punti, avendo praticamente esonerato Stroppa per domani a Bergamo, che fa il Crotone, che vince 3-4-0 il Crotone a Bergamo, nel senso che nel calcio tutto è possibile. Però alla fin fine stanno dimostrando che vogliono far allenare sempre le stesse persone, sempre il stesso circolo, e questo mi sembra una cosa ingiusta, ma non per me, ma per le persone che hanno un merito, per le persone che hanno studiato, per le persone che hanno giocato. E io porto il nome di Costantini e di Danucci proprio perché fanno parte del vostro girone che seguite nel girone H, e credo che praticamente faccia parte anche per la mia esperienza. Andrea Contaldi. Innanzitutto saluto il mister, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente quando è stato ospite nei nostri studi a Brindisi. E poi volevo chiederle, mister, visto che lei ha avuto la possibilità di giocare in tutta l'America, perché è stato nel Centro America, nel Nord America, ma anche nel Sud America, qual è la differenza principale nel calcio che lei ha visto, ha conosciuto e comunque ha imparato anche bene, visto che ha anche vinto, e con quello di casa nostra? Ma ti dico che Cuba è sottovalutato. È sottovalutato perché lo conoscono in pochi. Già ti parlo chiaramente. Però ti faccio capire che
Costa Rica, ad esempio, un paese che negli ultimi anni ha fatto di ottimi risultati anche mondiali, se non erro. E se vai a vedere chi è il capocannoniere della Serie A costarricense, è Marcel Hernandez, che l'ho avuto io nella nazionale cubana, come attaccante. Cioè, ci sono dei talenti importanti che il calcio in Sud America, in Centro America, sta crescendo moltissimo. E se ci fate caso, ci sono dei scout di squadre italiane, tedesche, francesi, che stanno prendendo sempre di più ragazzini di 14-15 anni nel Latin America, perché veramente io, ad esempio, ne ho mandati due ad Amburgo, in Germania, e stanno facendo molto bene, erano passati 3 anni, già hanno 16 anni, sono due ragazzi che gli hanno fatto tratto per i prossimi 4 anni, quindi nel senso che, certo, in Ecuador, dove sono stato, il livello è più tecnico, è più alto. Se guardate anche la selezione, la nazionale dello stesso paese, vi renderete conto che è un livello tecnico. Gli piace molto giocare in orizzontale, gli piace molto questo possesso palla, partire dal basso, come gli errori che stanno facendo ora con la nuova regola, se avete visto, partire dal basso per dimostrare di giocare bene e vincere. Che si sta un po' esasperando, mister, questa cosa. Io sinceramente non sono un allenatore, ma faccio fatica molto a comprenderla comunque. Ma io l'ho detto sia a Sport Italia e l'ho detto anche praticamente a Toscana Gol ieri l'altra sera, che se c'è possibilità di fare un possesso di palla basso e di partire con, ad esempio, io ho visto la partita Perugia-Modena sabato, e il Modena è partito molto forte i primi 20 minuti da squadra di Mignani e ha costretto il Perugia a fare un possesso di palla, un giro palla molto veloce e utilizzare il portiere Fulignati, che andava a prendere sulle seconde linee, sia a saltare proprio la linea a cercare Falzerano ed Elia, e l'ha fatto molto bene. In questo caso lo devi fare perché sei obbligato, però mi sembra che questa ripartenza dal basso ci stanno marciando. Sta esasperando un po' troppo. Allora, avete visto che gli argomenti sono tantissimi, perché con mister Mambrini, Francesco, Andrea, possiamo parlare di qualsiasi cosa davvero e di qualsiasi squadra al mondo. Allora, mister, entriamo nei temi della Serie D, poi dopo abbiamo anche la Serie C, abbiamo altri ospiti, abbiamo il calciomercato. E rivediamo con questo servizio quello che è successo domenica scorsa nel girone H, perché è stata una giornata comunque ricca di sorprese, con tanti capovolgimenti di fronte, bellissima, come fantastico è questo campionato, e con gol in overtime, tra l'altro si sono giocati quasi dei supplementari in alcune partite. Vediamo. Torna a vincere la Fidelis, continua a vincere il Nardò, che si prende anche la vetta della classifica, ha imparato a vincere in trasferta il Cerignola, regalano spettacolo i derby tra Molfetta e Bitonto e fra Fassano e Casarano. 7 partite giocate, non sono ancora scese in campo le murgiane per Covid, 23 gol realizzati nel 20° turno del campionato di Serie D, il terzo del girone di ritorno. Copertina per la nuova prima della classe del girone H, il Nardò alla 4ª affermazione consecutiva, 4 tutti nella ripresa ai centri rifilati al Brindisi sul prato del Giovanni Paolo II. Rimoni inaugura il valzer delle segnature, Caputo al 10° centro in questo campionato raddoppia su rigore, Potenza e Gallo completano il poker del Toro. Il secondo tempo, subito dopo il gol, si sono sciolti e quindi abbiamo avuto la meglio più facilmente, però auguro al Brindisi di risollevarsi il prima possibile, perché è una città importante e niente, vive un momento di difficoltà, noi però ci godiamo la nostra vittoria, che è stata importante. Nardò che scavalca il Casarano, si prende il primato, rossazzurri raggiunti in seconda posizione dalla Fidelisandria, che torna a vincere dopo 2 pareggi consecutivi. La solita perla di Cerone e il rigore trasformato da Prinari condannano alla sconfitta il Sorrento. Il secondo tempo siamo entrati con un piglio diverso, abbiamo iniziato ad allargare il gioco, a giocare, a trovare il gol, e poi non ci siamo disuniti, abbiamo cambiato qualcosa, i ragazzi che sono entrati, Prinari, Paparusso, Monaco, tutti Pelliccia lo stesso, tutti perfetti.
Bene anche Petrarca, faccio i complimenti a lui. In seconda posizione insieme alla Fidelis c'è il Casarano che fa 2-2 al Vito Curlo contro un re di Vivo Fasano. Rodriguez apre, Figliomeni chiude per i salentini, in mezzo l'aggancio di Lopez e il momentaneo sorpasso dei biancazzurri con Melillo. Dovevamo chiudere prima la partita, io non posso improvvisare niente ragazzi per la prestazione, per la voglia, soltanto che poi se non chiudi le partite, ecco, prendi due tiri in porta, fanno due gol, due disattenzioni, uno su un cross e un altro su una disattenzione nostra, abbiamo rischiato di perdere la partita. Pari e spettacolo al Paolo Poli, doppio vantaggio Bitonto con Tedesco e Lattanzio, ribaltone Molfetta con i centri di Lacarra, Strambelli su rigore a Costa, aggancio nero-verde in pieno recupero con lo stesso Tedesco. La nostra squadra non muore mai, l'ha dimostrato, è riuscito a recuperare il risultato, ad andare in vantaggio. Peccato perché erano anche passati ormai minuti di recupero e purtroppo abbiamo sbagliato su quella situazione. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, sono molto fiero di quello che hanno fatto, non hanno mai mollato, ci hanno creduto fino al 95 e 30 secondi. Siamo riusciti a riequilibrare un risultato che ci vedeva in svantaggio. Seconda vittoria esterna di fila per il Cerignola, 3-2 a Castelluccio Inferiore contro il Francavilla in Sienni, decide la perla su calcio piazzato del solito Ashik. Non era semplice, è chiaro che la superiorità numerica dopo i primi 5 minuti ci ha dato qualche vantaggio, ma poi non è scontato comunque riuscire a vincere grazie alla superiorità numerica. Di misura il Taranto che batte la Puttiolana allo Iacovone con la rete di Guaita, di misura anche il Lavello che espugna Portici con il decimo centro in questo campionato dei Liurni, implacabile dagli 11 metri. Allora, insomma, è stata un po' la sintesi di questo campionato pazzesco questa giornata. Francesco, a te se vuoi introdurre e fare qualche domanda a mister Mambrini, così analizziamo nel dettaglio il campionato. Beh, io voglio introdurre in questa analisi. Io penso che siamo ancora in fase embrionale per quanto riguarda il primo posto. Naturalmente un confronto con il mister in fase embrionale perché da un lato c'è una capolista come il Nardò che fino a questo momento la formazione neretina non ha sbagliato un colpo, sta facendo il cosiddetto filotto che aveva riportato sotto anche il Bitonto che ha conquistato un punto a Molfetta. Dall'altra parte invece c'è la cosiddetta incostanza, c'è il Casarano che trova un pari secondo me importante a Fasano, ma comunque è sempre un pareggio contro una squadra che si trova nei bassi fondi della classifica ma comunque in risalita, e il Taranto che riesce a vincere di riffa e di raffa contro la Puteolana, ultima in classifica, seppur forse meritava di non vincere questa partita e meritava di non perdere la gara contro il Bitonto. Insomma, è un campionato con tanti punti interrogativi e giornata dopo giornata questi punti interrogativi non vengono risolti. Non so se questa analisi della zona di alta classifica è condivisa dal mister. No, hai fatto sinceramente, voi siete gli specialisti della zona del girone H, io mi accodo, do solo delle semplici opinioni, criteri che con massimo rispetto non voglio essere contro nessuno, dico semplicemente che il Casarano con dei giocatori come Rodriguez, Santoro, Mincica e Favetta, nel senso che non so, sono... C'è un parco attaccanti, penso che potrebbero giocare quasi in Serie C, sì. Nel senso che io ho visto le immagini a Fasano, io non sono tanto d'accordo, se non riprendono la partita al 40° del secondo tempo, il Fasano non penso che abbia rubato nulla di quello che si vede dall'immagine, poi l'allenatore ha detto altre cose, io vedo le immagini e commento. E poi per quanto riguarda il Nardò, ha parlato molto bene il tecnico, molto umile, che ha fatto anche gli auguri al Brindisi di riprendersi, perché il Brindisi è una piazza grandissima. Chi è che non farebbe gli auguri al Brindisi di riprendersi per i suoi tifosi? La piazza che è il posto e la categoria soprattutto che merita, che non è questa. Però sinceramente, e poi per me il primo tempo non ha giocato neanche male. Io ho visto l'immagine anche lì, nel senso che ha preso, mi sembra, 3 gol in 5 minuti. Tre gol in 3 minuti, mi sembra, una cosa del genere. Peggio ancora, nel da senso record. Che te mi correggi. Quindi nel senso che il primo tempo io ho visto che si è comportato abbastanza bene.
Però ecco, nel senso che domenica ci sarà una partita, penso, straordinaria nel mitico stadio di Brindisi, che mi farebbe piacere essere lì con voi, ma per la Covid non me lo permetteranno, perché ci sarà un Brindisi Fasano, e se non erro. E sì, lì praticamente il Brindisi dovrà assolutamente, ci sarà solamente un risultato a favore della squadra praticamente di casa, se si vuole riprendere, perché è vero, se non riparte l'eccellenza tutti saranno salvi, però dalle nostre parti, Toscana, Emilia Romagna, ho già parlato il presidente della regione Ligure, il CONI e la FIGC hanno dato tutti e due l'ok, vorrebbero praticamente proseguire, fare solamente il girone di andata e fare i playoff. Quindi se dovesse ripartire l'eccellenza ci sarebbe da stare attenti, perché ci sono queste squadre. Non mi piacerebbe vedere il Brindisi nella situazione che sta galleggiando. Per quanto riguarda il Taranto, sono d'accordo anche con questa tua analisi, perché la Puteolana poteva praticamente andare in vantaggio e poi poteva anche pareggiare alla fine, e non si meritava secondo me di perdere, però sai, nel senso, questo è il calcio, bisogna accettare il risultato. Mentre sono meno d'accordo sul Casarano. Il Casarano per me è la forza di questo girone, è la forza, secondo me, una delle squadre soprattutto più forti e favorite per vincere il campionato, però nel senso non sta, secondo me, esprimendo tutto il potenziale, quei giocatori che ha a disposizione. Secondo me, questa è la mia piccola opinione. Sì, io gli anni massima penso che sia condivisibile, sinceramente, perché oggettivamente il Fasano sulla carta è la squadra, credo, più forte del girone. In un campionato dove ci sono tantissime squadre forti, ma è sicuramente quella che gode di maggiore organizzazione, di maggiore salute sotto certi punti di vista. Penso anche agli aspetti extra calcistici ed extra campo che il mister mi insegna nel calcio sono importantissimi, e ovviamente mi collego alla solidità e all'organizzazione anche del club. Una cosa, mister, e poi la lascio ad Andrea Contaldi. Questo è un campionato strano, no? A un certo punto, perché c'era un protocollo fino a novembre, molto diverso rispetto a quello dei professionisti, e quindi bastava un solo positivo per far rinviare le partite. Si era arrivati praticamente a novembre con quasi 150 gare da recuperare, tant'è che a un certo punto la Lega ha fermato il campionato per 30 giorni, ha fatto giocare i recuperi soltanto in quel mese e poi si è ripresi con il calendario e con un nuovo protocollo. Però ad oggi abbiamo ancora tantissime partite da recuperare, ci sono squadre che devono recuperare 4 partite, squadre che devono recuperare 3, alcune 5, quindi la classifica, diciamo, non è veritiera fondamentalmente. Alcuni suoi colleghi parlano di campionato falsato addirittura per tutto quello che sta accadendo. Qual è il suo pensiero? Le chiedo un parere da allenatore. Ecco, se lei oggi allenasse nel girone H di Serie D, come la vivrebbe questa situazione? Ma io ti ripeto, è giusta la domanda, perché stiamo vivendo un momento atipico. Però chiamarlo falsato, fino a che non decidono se riparte l'eccellenza o meno, io aspetterei. Certo. Nel senso, perché falsato è una parola abbastanza forte, nel senso che ci sono delle società, come hai detto tu e come io ho parlato del Casarano, che in questo momento dei tamponi, dell'igiene, di come rispettare, di come bere un bicchiere d'acqua, ognuno con il suo bicchiere, con la sua, insomma, situazione che c'ha il Casarano, ce l'hanno in pochi la situazione di solidità e organizzativa. E queste, come hai detto te, valgono molto poi la fine del risultato. E io penso che non si può dire ancora campionato falsato. E certo, se fra 3-4 giornate, soprattutto il giorno 5, se tu mi correggi, credo che ci sia l'ufficialità. Sì, c'è il Consiglio federale che dovrà... Il Consiglio federale dovrà esprimersi sulla ripartenza, l'eventuale ripartenza del campionato, dei campionati di eccellenza. E questo sarà sabato mattina, quindi non siamo molto lontani. Poi da lì, se veramente l'eccellenza non riparte, allora anche io mi accodo a quelle persone che diranno il campionato falsato, perché poi tu mi dirai, guarda la classifica, il Gravina deve recuperare
5 partite, sì. Ne ha giocate 15, potenzialmente 5 per 3 fa 15, e se tu sommi i punti che c'ha il Gravina, sì, e gli metti 15 punti, potrebbe arrivare a 29. Quindi, nel senso, in questo caso sono d'accordo con le persone e con gli addetti ai lavori che hanno detto che il campionato potrebbe essere falsato, perché che interesse ci hanno le ultime 7-8 in classifica di mettere i bastoni fra le ruote alle prime 3 o 4 che si giocano un campionato e che hanno speso un sacco di soldi? Lì tutti i gironi della Serie D sarebbe veramente, veramente non falsato, ma falsatissimo. Andrea Contaldi? Sì, io volevo aggiungere una considerazione sui risultati dell'ultima giornata, ovviamente condividendo l'analisi fatta sia da Francesco che dal mister, focalizzandomi sulle uniche due vittorie in trasferta della giornata. La prima, quella del Cerignola, che ha vinto a Francavilla, e si aprono due possibili approfondimenti su questa partita. Uno è il Francavilla, che nonostante una rosa sicuramente importante non stia riuscendo ovviamente a dare continuità di risultato, mentre il Cerignola, che è una squadra che seguo sempre con molta attenzione, fatta da ragazzi spensierati con tanti under che giocano anche più di quelli previsti dal regolamento, con una società organizzatissima che sicuramente non fa mancare niente ai propri tesserati, che ovviamente vincendo in trasferta contro il Francavilla Insigne ha dato davvero un bello scossone alla sua classifica, allontanandosi dalla zona playout. Poi sappiamo che la classifica è corta, quindi allontanandosi sempre relativamente. E l'altra è la vittoria del Lavello a Portici. Sappiamo che non ci sono partite difficili. Il Lavello arriva sicuramente da un campionato complicato, perché come organico sicuramente tutti ci aspettavamo qualcosa in più. Però andare a vincere in trasferta di misura, portando il risultato a casa, potrebbe aver attivato qualcosa nella testa anche dei giocatori tutti di primo piano, e magari quel famoso filotto che permetterebbe di fare il vuoto, di staccarsi dalle altre pretendenti, potrebbe partire proprio da qui. Questa è la mia considerazione su queste partite. Non so se il mister... Aggiungo un aspetto in chiave mercato, Andrea, a quello che dicevi: il Cerignola che stasera ufficializza l'arrivo di Loyodi, ce l'abbiamo data ieri in esclusiva. Vorrei chiamare in causa anche Francesco su questo, perché il giocatore era stato accostato al Taranto. In realtà non c'è mai stata una trattativa con il Taranto, c'era stato un semplicissimo sondaggio da parte del direttore sportivo Montervino. Loyodi è sempre stato vicino al Cerignola, invece, perché Loyodi lo hanno cercato tutti, parliamoci chiaramente, nel girone H lo hanno chiamato tutti. Il giocatore era Barletta, il Barletta ha fatto questo squadrone per vincere il campionato di eccellenza, ha provato a trattenerlo finché ha potuto, ha anche diramato nelle scorse settimane dei comunicati stampa durissimi per attaccare le squadre che stavano cercando di toglierle i giocatori. A un certo punto non ha potuto più trattenerlo, ha dovuto lasciarlo andare. Il giocatore è tornato nella dimensione dove forse si è espresso meglio negli ultimi anni, ossia Cerignola. Quindi da questa sera è un giocatore del Cerignola. Però fondamentalmente è stata un po' una forzatura di stampa l'accostamento al Taranto, è vero Francesco, che noi abbiamo smentito dal primo minuto, tra l'altro. Sì, anche perché il Taranto comunque sta cercando una punta, questo esatto, lo sappiamo, perché vuol capire soprattutto le condizioni di Alfa Game e di Corvino. Se da un lato i due giocatori risultano essere all'interno del progetto, dall'altra bisognerà capire se il Taranto dovrà cercare un ulteriore colpo finale in attacco, visto che comunque resta questo punto tra i punti interrogativi del campionato. C'è anche la sterilità offensiva della formazione ionica, ormai è un dato certo, cronico, del Taranto. Inutile prendersi in giro, il Taranto con degli attaccanti fa pochi gol, l'ha risolta uno dei trequartisti, il Taranto comunque ha bisogno di un bomber a doppia cifra per poter cercare l'assalto definitivo al primo posto. Negli altri campionati, che se ne sia detto, insomma, c'è stato sempre il bomber che ti risolveva le partite. Il Taranto sarebbe un caso clamoroso, possibile, ma sempre clamoroso, il bomber vero non ce l'ha al momento e non l'ha avuto. Forse sarebbe il primo caso nella storia della Serie D. Sarebbe il primo caso se assurdo, dovesse vincere il campionato. Diciamo, però va di contro, ecco perché noi parliamo di questo. Va detto che Francesco Montervino, noi lo ripetiamo più volte, ma non per qualcosa, ma Francesco Montervino ci ha provato sin dal primo giorno in cui è venuto a Taranto a prendere un attaccante di peso. Cioè, Francesco Montervino ha portato degli under interessantissimi e validi, ha costruito una squadra equilibrata,
ha cercato la ciliegina sulla torta, al momento non l'ha trovata, cioè dobbiamo dire la verità, non penso che sia un demerito di Montervino, ecco, fatemelo dire, perché Montervino, ripeto, ci sta provando così tanto che meriterebbe, ecco, il premio finale a questa sua ricerca. Sentiamo anche, sì, Andrea, flash 30 secondi, aggiungere... mister, vai vai Andrea, si vai. Una cosa flash, una considerazione, ve la giro subito. Il fatto che lo Iodice ovviamente possa andare via dal Barletta e questa decisione, secondo voi, è indicativa anche del fatto che possa ripartire o meno il campionato d'eccellenza? Perché una formazione come quella del Barletta, che punta sicuramente al salto di categoria, difficilmente lascerebbe partire uno dei pezzi pregiati. E questa è la considerazione, perché io già... La considerazione è azzeccatissima, Andrea, perché proprio ieri al telefono anche con mister Mambrini facciamo questa considerazione, no? Cioè, ci sono delle squadre in eccellenza che stanno continuando a rinforzarsi, faccio l'esempio di Pignataro che è andato al Martina, ma ci sono squadre di eccellenza che hanno lasciato andare via tutti e che non hanno più una squadra. Io non so se si dovesse riprendere come si farebbe praticamente a garantire la regolarità del campionato da questo punto di vista, però adesso ti faccio rispondere al mister. Prima però, sulla domanda di Francesco, mister, il Taranto è una squadra fortissima, ha un grandissimo direttore sportivo, lei lo conosce, Montervino, però ha questa anomalia: non ha il bomber da doppia cifra, non ha l'attaccante che in questo momento è nelle prime posizioni della classifica cannonieri, il che è un'anomalia storicamente per questo campionato. Ma io vorrei rispondere ai colleghi, a tutti e due, una alla volta, e parto da quest'ultima, così almeno sono sicuro di non dimenticarmi. Il Taranto, se permetti, piazza storica come Brindisi, ripeto le stesse cose per non essere ipocrita, che non merita questa categoria, però nel senso, quando si spendono tanti soldi, come anche quando io mi ricordo che ero venuto da te in trasmissione e avevano preso Ragno come allenatore, Ragno come allenatore, che avevano fatto una squadra incredibile, incredibile, con un parco attaccanti che non ce l'hanno neanche le squadre in Serie C. Cioè, io penso che prima di spendere tanti soldi, soprattutto direttori generali, direttori sportivi molto preparati, soprattutto anche come Montervino, che sul palco di direttori sportivi è un nome molto conosciuto e sarà sicuramente anche molto preparato, però io credo che se un allenatore come quello del Taranto gioca con il 4-2-3-1 e ha degli esterni molto bravi come Guaita e Falcone, ma poi se giochi con il 4-2-3-1, se non azzecchi il terminale offensivo, la prima punta, sei spacciato. Nel senso che loro stanno molto bene, hanno una rosa importante, una grande organizzazione, però, ti ripeto un'altra volta, con il 4-2-3-1 ci vuole un giocatore davanti che fa reparto. E loro praticamente, né con Diaz, né con l'altro che mi sembra Abayan, sì, io credo che nessuno dei due faccia parte di queste caratteristiche. E quindi se vogliono vincere il campionato, non tanto un giocatore che faccia tantissimi gol, ma che faccia giocare la squadra, che dia possibilità, come sabato il Perugia, che ha giocato con Melchiorri, prima punta, che non è una prima punta, però Caserta, che secondo me è uno dei più bravi giovani allenatori che c'è ora nella piazza, nel mercato, ha fatto giocare Melchiorri in prima punta per esaltare le caratteristiche di Elia, di Falserano, che venivano da dietro. Cioè, perlomeno, se non è un giocatore davanti che fa tanti gol, i giocatori che vengono da dietro, il Taranto ce n'ha tanti, bravi, e la prima punta deve essere importante, e loro non ce l'hanno. Per quanto riguarda la domanda del collega, la cessione di Lo Iodice è un campanello d'allarme sulla possibile mancata ripartenza dell'eccellenza? Ma è una valutazione che secondo me è molto importante, quella che ha fatto il collega, nel senso che una squadra come il Barletta, una grande piazza che vuole andare in categoria superiore e vende praticamente uno dei pezzi più importanti, un esterno d'attacco alto, è molto bravo nell'uno contro uno, nel senso che io sono innamorato del calcio, te mi conosci, i giocatori li conosco dal girone A al girone I,
senza presunzione. E questo è un giocatore che in eccellenza fa la differenza. Poi, sai, nel senso che io ti ripeto, qua in Umbria, in Toscana, in Emilia-Romagna, in Lombardia, quando salgo anche a Milano, che vado in trasmissione, tutte sono pronte per ripartire e tutte hanno voglia di ripartire. Poi, se c'è qualcuno che ha smantellato e te mi dici che anche il giocatore Pignataro si è mosso per andare a rinforzare una squadra, quindi ci sono dei segnali da una parte Sì, che danno ragione alla non contrastanti. ripartenza e dei segnali che danno ragione alla ripartenza. E l'ultima cosa che voglio sottolineare nelle due vittorie importantissime del Cerignola e del Lavello, Cerignola un'altra grande piazza, Lavello è una squadra secondo me molto matura e molto importante, e ci sarà un derby molto molto importante, il derby lucano domenica, Lavello Francavilla Insigni, e lì per il Francavilla sarà un test Eh sì. di maturità fondamentale, perché purtroppo non sta andando bene. E io credo che ci sarà un altro passo falso del Francavilla, non so. Vediamo quello che succederà. Allora, così introduciamo anche i temi legati al mercato, poi vorrei parlare velocemente del Brindisi, poi tra poco avremo nostro ospite anche Giovanni Tateo, re degli agenti FIFA, dei procuratori, in questo momento. Per completare il discorso Taranto con Francesco Friuli, noi avevamo dato giovedì le due notizie più importanti: la trattativa con Gaston Corado del Castrovillari. Il Castrovillari ha provato a trattenerlo. Il Castrovillari aveva preso come allenatore, dopo il cambio di tecnico, Antonio Fogliamanzillo, dopo l'esonero del vecchio allenatore Fogliamanzillo, che aveva chiesto proprio tra l'altro la garanzia che Corado rimanesse a Castrovillari. Poi, non avendo avuto delle garanzie, a quanto pare in chiave mercato, ha rifiutato l'offerta del Castrovillari, l'ex allenatore del Marcianise. Però insomma, con Corado è fatta praticamente, a momenti dovrebbe essere ufficializzato dal Taranto. Taranto che aveva chiuso anche la trattativa con Evangelista Cunzi del Sorrento, era tutto fatto, era atteso praticamente già per domenica. Pare che poi il Taranto abbia frenato la trattativa e non il giocatore, che è tornato sul mercato e attenzionato dal Nardò, che sta seguendo anche Cristaldi, che è in uscita dalla Fidelissandria e dalla stessa Fidelissandria. Valzer di punte, che succede nelle prossime ore? Perché a questo punto, Francesco, in chiave Taranto, e poi passiamo alle altre, la sensazione è che Montervino voglia prendere due attaccanti e fare un'uscita. L'uscita potrebbe essere quella di Abajan, La ecco, più diciamo che probabile. il nome sul quale si sta concentrando tutto è quello, vi spieghiamo anche il perché. Con i due ritorni, quelli di Alfa Game e di Corvino, altrimenti avresti fatto una scelta in anticipo su di loro, perché li hai avuti fermi, quindi Diaz è appena arrivato, pertanto uno è l'attaccante su cui puoi giostrare, diciamo, l'uscita, ed è quello di Abajan, che al momento ha segnato soltanto una rete in rossoblù, ne ha sfiorata un'altra nella scorsa settimana, però pare non aver convinto proprio perché non riesce a far reparto da solo in attacco, quello che diceva giustamente il mister in precedenza, e pertanto dovrebbe essere in uscita, e il Taranto dovrebbe prendere una o due punte. Questo lo si capirà soltanto dalle garanzie che il Taranto riuscirà a dare proprio nelle prossime ore. Fabrizio, a questo punto io chiuderei la parentesi Taranto, vedendo anche le interviste Sì. ai due tecnici. Ricordiamo che la terza non era stato in panchina domenica scorsa, c'era stato il tecnico Lentini, ma è stato molto onesto anche il tecnico della Putiolana nell'analisi. Vediamo.
E allora queste dichiarazioni dei due tecnici, credo che Taranto Putiolana sia stata un po' la sintesi di questo mercato così anomalo in Serie D che sta andando avanti non stop, adesso prorogato fino al prossimo 31 marzo, ma che di fatto per la prima volta, e devo dire per chi segue dall'esterno magari è bellissimo perché il campionato è molto più incerto, ha portato le squadre di bassa classifica a fare un mercato quasi da squadre top, basti pensare proprio a quello che hanno fatto il Fasano e la Putiolana. Più tardi, lo diciamo, introdurremo alla fine poi il tema Brindisi, che secondo me merita un approfondimento a parte proprio per quelle che sono le situazioni legate al mercato che mi hanno lasciato molto molto perplesso e secondo me hanno clamorosamente indebolito questa squadra con molta confusione. Però introduciamo anche i temi legati alla Serie C, perché abbiamo un graditissimo ospite che è Giovanni Tateo, il miglior procuratore della Serie C, non lo dico io, lo dice il premio che ha ricevuto per l'ennesima volta, che tra l'altro è brindisino anche se non vive più a Brindisi da tanto tempo e che insomma in Puglia conoscono un po' tutti perché i migliori giocatori di C sono nella sua scuderia. Ciao Giovanni, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Come va? Tutto bene. Immagino stanco perché comunque è stato un mercato di riparazione molto intenso per te. Sì, dai, però comunque anche se è intenso quando fai delle operazioni importanti, comunque sei anche gratificato, quindi alla fine la stanchezza passa in secondo piano. Allora, guarda Giovanni, è stato un mercato durante il quale io mi sono divertito molto, perché è strano che, o quantomeno è anomalo, che nel mercato di riparazione ci siano grossissimi movimenti solitamente, no? E soprattutto la cosa più difficile è spostare i giocatori, in particolare spostare le punte. Voi siete riusciti a fare delle operazioni importantissime, mi sono veramente divertito a seguire questo mercato, penso a Di Piazza che è andato al Catania, penso a Perez che si è spostato e è andato ad Arezzo, soprattutto a Cianci che è stato un capocannoniere, mai forse, o comunque poche volte si è visto un capocannoniere che cambia squadra nel girone di riparazione e che ha aperto anche una favola meravigliosa, quella legata al suo Bari, perché lui è barese doc. 3 gol in 3 partite, se possibile Dario, vediamo questo servizio insieme e poi commentiamo con Giovanni Tateo, servizio che descrive proprio questo rapporto viscerale tra la città di Bari e Cianci, che tra l'altro domenica scorsa nel derby col Foggia ha segnato un gol clamoroso. Vediamo. Anzi, lo ringrazio a Mirko che me l'ha fatto battere la punizione, però l'importante è che è andata bene, abbiamo vinto. Abbiamo parlato, Pietro, hai detto te la senti, hai detto sì, fortunatamente è andata bene. Li separano un gol in classifica marcatori con Cianci a 13, Antenucci a 12 e 12 anni sulla carta d'identità. Ci sono i loro volti alla guida del Bari, ripartito con 7 punti nelle 3 gare giocate sotto la guida di Massimo Carrera. L'1-0 al Foggia ha portato alla quarta vittoria del 2021, tutte in derby pugliesi per un elenco che annovera anche Bisceglie, Virtus Francavilla e Monopoli. Mercoledì abbiamo un'altra partita importante, quindi l'obiettivo era subito pensare a mercoledì e lasciarci alle spalle questo derby. Venivamo da risultati un po' così, però ho detto l'importante ora è continuare su questa strada. 3ª rete in 3 partite in biancorosso per l'attaccante barese, arrivato in rosa nel mercato di gennaio dal Potenza. La punizione di sinistro, altra specialità della casa, insieme al colpo di testa, ha firmato l'1-0 di sabato. Prima della battuta, però, è arrivato l'ok di Antenucci. È uno che mi dà tanti consigli, in campo mi richiamava, mi diceva vieni di qua, fai questo. Quindi sicuramente per me è un punto di riferimento. Pietro, davvero un bravo ragazzo, uno di cuore, quindi si è ambientato subito nel gruppo nuovo e i ragazzi così meritano tanto e lo sta dimostrando, ci sta dando una grande mano.
Tre punti pesanti per la squadra di Carrera, in 10 dal 28esimo per l'espulsione di Maita e in grado di avvicinare a 49 punti l'Avellino, secondo a più uno su Marras e compagni. La testa è alla Juve Stabia, prossimo avversario mercoledì. Vittoria come questa in un derby, in un momento particolare, sì, ci dà una grossa mano, ci dà autostima, ci dà voglia di lavorare ancora di più e meglio, perché è un gruppo che merita questo qui, perché veramente è formato da tanti bravi ragazzi che hanno un obiettivo comune. A Castellammare il Bari arriva in emergenza con Maita e Bianco, per il quale sarà discusso il ricorso nel fine settimana, squalificati Ciofani, lussazione alla testa del Perone e Citro out, Andreoni e Di Cesare in dubbio, fondamentale, assicura Cianci, sarà a ragionare gara per gara. E allora, Giovanni, ti aspettavi un inizio così da parte di Cianci? Io ho come la sensazione, giocatore forte per carità, cioè lo ha dimostrato, però è proprio spinto emotivamente da questo trasferimento. Guarda, io me l'aspettavo, anche perché comunque aveva fatto una prima parte di campionato dove comunque aveva fatto 10 gol. Sì. Aveva una motivazione fuori da ogni canone, perché comunque io non ho mai visto in 16 anni di lavoro, non ho mai visto un giocatore che aveva quella voglia di andare a tutti i costi a Bari. Quindi è stato questo anche la forza che ci ha permesso di poter fare questa operazione, perché era un'operazione veramente difficile. Sì. Avendo un intreccio particolare, perché il giocatore era tesserato con il Potenza di proprietà del Teramo e la ricompra da parte del Sassuolo, quindi abbiamo dovuto comunque trattare con tre squadre per poter spostare il giocatore. Ogni volta che mettevamo a posto un tassello se ne spostava un altro, quindi è stata veramente una trattativa importante. Poi il Potenza voleva a tutti i costi Romero, abbiamo dovuto con il Bari, con Romairone, che ci tengo a citarlo perché comunque ha fatto veramente tanto per far sì che Cianci arrivasse a Bari. E abbiamo fatto anche lì con il Bari, che hanno preso loro Romero e l'hanno girato in prestito in pratica al Potenza. Quindi diciamo che è stata una trattativa veramente lunga e estenuante, che ci ha tolto molte energie, immagino, per poterla portare a termine. Allora, stiamo vivendo sicuramente un momento particolare. Con noi c'è mister Lorenzo Mambrini, che se non erro tu conosci, tra l'altro. Certo. Ciao Lorenzo. Non so se riuscite a sentirmi perché lui è in collegamento video. Mister, riesce? Okay. No, la sento bene. Per me è stata una sorpresa e volevo fargli i complimenti, perché anche se ero fuori Italia ho visto il premio che ha preso l'anno scorso e penso che non sto a scoprire Giovanni Tateo fa di queste operazioni, e ne farà tante di più, perché è uno tra i più bravi in assoluto, ma non sono certo io a scoprirlo. Giovanni, sei riuscito a sentire il mister? Sì, l'ho sentito. Perfetto, l'ho sentito. Grazie per le parole che ha. Allora, è stato un mercato quanto condizionato, Giovanni, dall'emergenza Covid? Guarda, io se devo essere sincero non ho visto differenza tra gli altri mercati e questo. Allora, io ho detto la stessa cosa sempre, mi prendono per pazzo, io sono d'accordo con te. Sì, io sinceramente, se devo essere sincero, quest'anno, considerando solo il mercato estivo, noi abbiamo fatto 54 operazioni, 54 tra trasferimenti e prolungamenti o adeguamenti. A gennaio ne abbiamo fatti 15, quindi sì, in totale noi abbiamo fatto 70 operazioni. Quindi, per quanto mi riguarda, io ho fatto più operazioni degli altri anni. Sì.
quindi per me non c'è stata differenza, anzi, tutto sommato è andato meglio. No, no, ma io ho avuto la stessa impressione. Allora, allarghiamo un po' il campo. Sì. Non so se Andrea Contaldi e Francesco Friuli e lo stesso mister Mambrini hanno domande o curiosità per Giovanni Tateo, ne approfittiamo. Francesco. Sì, io a Giovanni volevo chiedere, lo saluto innanzitutto, questa Serie C, visto che loro lavorano tanto su questo campionato, al di là del discorso Ternana, quali saranno quei fattori che potranno incominciare a far cambiare le cose nella... Perché io mi sto proiettando già sulla post-season, ad esempio Cianci al Bari risulta essere forse l'acquisto più azzeccato per quei motivi morali, ma anche come qualità del giocatore per poter rompere gli equilibri e poter portare il Bari in Serie B. Non so se Giovanni ha sentito Francesco. No, sinceramente sentivo, ma non... Quanto può spostare gli equilibri il trasferimento di Cianci in ottica promozione in B del Bari? Allora, Cianci secondo me può spostare gli equilibri di parecchio. Adesso il Bari, per quanto riguarda il discorso promozione diretta, io penso che sia quasi impossibile, perché la Ternana ha un... Sì. Un vantaggio importante, cioè veramente lo possono perdere soltanto loro il campionato, cioè devono fare proprio delle cose da urlo, un suicidio deve essere, bravo, per poter perdere il campionato, quindi comunque loro si devono buttare sul discorso playoff. Sinceramente il Bari è una squadra attrezzata con l'arrivo di Cianci, nel momento in cui Antenucci si riprende al 100%, con Marras dietro le punte, che adesso hanno cambiato anche il sistema di gioco, che giocano in pratica con il trequartista e Marras lo sa interpretare molto bene, secondo me con come parco attaccanti tra loro e la Ternana vedo poco differenza, ecco, cioè nel senso, giocando con lo stesso modulo, con Parti Pilo vantaggiato e Faletti dietro le punte. Sì, voi a Terni avete uno, però, cioè, insomma, non da poco, un certo Anthony Parti Pilo che noi a Terni oggi è un top player assoluto. Parti Pilo è vantaggiato. Che anche Parti Pilo è vantaggiato, è vero. Anche vantaggiato ha fatto 9 gol, Anthony ha fatti 13. Quindi cioè, gli attaccati ce ne siamo. Abbiamo Curcio che ne ha fatti 9, abbiamo Sarau che ne ha fatti 8 a Catania, sì. Molpicelli che ne ha fatti 8 a Matelica. Quindi quest'anno in pratica dobbiamo stare seduti a tavolino ed aspettare in pratica che ci chiamano. Assolutamente. Io penso che cioè, vantaggiate Parti Pilo andranno in Serie B con la Ternana. C'è da dire anche che a gennaio abbiamo rinnovato anche il contratto di vantaggiato, che era in scadenza, quindi abbiamo prolungato di un altro anno. Quindi anche questa è stata un'operazione importante, perché non ci dimentichiamo che è vantaggiato un 84, quindi inizia ad avere 36 anni, e quindi allungare di un altro anno il contratto con una compagine che comunque sta andando in Serie B non era neanche semplice. Certo. Però alla fine il lavoro che sta facendo Daniele è un lavoro straordinario, grande aiuto alla squadra, ha fatto 9 gol e 5 assist, quindi è un giocatore in questo momento intramontabile, ecco. Sì, io... Il Bari, ritornando al discorso di prima, il Bari secondo me se la può giocare alla grande. E l'altra squadra che vedo bene secondo me è il Catania e l'Avellino, che sono due squadre veramente attrezzate. Diciamo che è un campionato comunque, al netto del fatto che il primo posto ormai è andato oggettivamente, è un campionato comunque bellissimo, poi c'è una corsa per il secondo posto fantastica con l'Avellino, il Catanzaro che adesso sta facendo bene, ha fatto 4 vittorie su 5, lo ricordiamo, ha perso soltanto la gara con la Casertana, però il Catanzaro ha battuto la Ternana domenica scorsa, domani ci sarà la partita verità probabilmente contro l'Avellino. Contro l'Avellino. Giovanni, volevo un attimo farti una domanda e poi ti lascio ad Andrea e al mister Mambrini e poi ti liberiamo. Per quanto riguarda invece la Serie D, intanto ti chiedo una valutazione su questo mercato infinito che alla fine è durato 4 mesi e che
già i 3 mesi iniziali avevano mandato uno sconforto tutti gli allenatori, adesso 4 mesi, quindi di fatto il mercato ha un impatto su questo campionato clamoroso, perché da qui al 30 marzo potrebbero spostarsi nuovamente tutti gli equilibri. Vabbè, io penso, tu lo sai, io la Serie D non la faccio per niente, però la seguo molto perché comunque mi interessa vedere. No, ti chiedo un parere da esperto e operatore di mercato. Stavo arrivando, però vedo che comunque, a parte che non è possibile fare un mercato con le squadre che stanno giocando e i giocatori che magari oggi giocano con il Nardò, domani gioca con il Brindisi, è una cosa fuori da ogni canone, secondo me. Già io sono contrario all'apertura del mercato con le squadre che giocano, perché secondo me anche il mercato di gennaio, tutti i campionati si dovrebbero fermare un mese, fare il mercato di riparazione e ripartire, perché non è bello che io domani, e come poi dopo la sorte riporta sempre a verificarsi delle coincidenze, perché ad esempio anche Cianci è stato spostato, portato a Bari, e la settimana dopo, cioè dopo 3 giorni, sì, c'era la partita Bari-Teramo. Sì. Cioè, sono delle cose che secondo me non possono succedere, cioè non vanno bene. Quindi il mercato per me si deve svolgere solo e esclusivamente quando le squadre sono ferme. Per quanto mi riguarda, cioè nel senso, questa è una mia idea. Sui 4 mesi di mercato di D, quindi immagino che anche tu sia perplesso. Ma non si può, dai, non si può. Anche perché hanno ridato vita anche a quelle squadre che effettivamente stavano sotto, come sì, dicevi te prima, il Nardò e il Fasano, che hanno fatto un ottimo mercato. Infatti Andrea è stato bravissimo a fare un mercato di riparazione, nonostante ha perso Sepe, che dietro gli dava una certa sicurezza, però ha fatto un campionato importante, sta facendo un campionato importante proprio per il mercato aperto. Sono contento per loro, ma secondo me non va bene per le squadre che inizialmente avevano speso tanti soldi per puntare a vincere il campionato. Andrea Contaldi, per Giovanni Tateo. Sì, io sono innanzitutto d'accordo con questa sua ultima analisi. Diciamo, da agente FIFA non è facile trovare una persona che magari possa essere anche così obiettiva, quindi faccio i complimenti per questa sua dichiarazione. E poi volevo chiedere, abbiamo capito che comunque il suo mercato andrà bene, anche il prossimo, perché i suoi assistiti stanno andando alla grandissima. Però in generale che mercato si aspetta? Perché prima o poi io sono dell'idea che i mancati ingressi degli spettatori negli stadi, gli sponsor che mancano a qualsiasi categoria, comunque qualcosa poi dal punto di vista economico porteranno. Lei è fiducioso che sarà come è stato l'ultimo, comunque uguale? Allora, prima di far rispondere Giovanni, fatemi salutare Francesco Friuli, che deve scendere in studio per condurre poi la seconda parte della nostra trasmissione. Ciao Francesco, grazie, a dopo! Ciao Fabrizio, a tra poco con tutti quanti voi, un saluto naturalmente al mister e a tutti quanti gli ospiti. Ciao, grazie a Francesco Friuli. Giovanni Tateo, allora, preoccupato per il futuro? Non ho sentito... Diceva Andrea, adesso è andato più o meno tutto bene, ma in prospettiva futura, la prossima estate, con tanti club adesso che sono in difficoltà, gli stadi chiusi, eccetera, eccetera, temi che in qualche modo la prossima estate ci possa essere qualche ripercussione pesante per il sistema calcio e per il mercato di conseguenza? Secondo me no. Secondo me, almeno per quanto mi riguarda. Io per quanto riguarda il mercato che andremo a fare noi, avendo dei giocatori in pratica abbiamo creato un gruppo di giocatori tutti di altissimo livello, quindi per quanto mi riguarda non lo vedo un mercato difficile, ma non lo vedo neanche per gli altri, perché io devo essere sincero, nel senso, è vero che le squadre stanno facendo fatica, è vero che le squadre stanno arrancando un pochino, ma calcoliamo anche che comunque l'80% delle squadre prendono il minutaggio, prendono gli sponsor che comunque glieli danno,
prendono dei contributi importanti, quindi in un modo o nell'altro io penso che si riusciranno a tirare fuori. La vedo un pochino più dura per quanto riguarda il discorso dei dilettanti, no? Perché magari chi ha puntato a vincere, come il Casarano o il Bitonto che comunque si è speso, il Picerno che ha speso, il Cerignola stesso che ha speso dei soldi, e comunque magari non riesce a raggiungere l'obiettivo, è normale che uno si può anche dire, cioè, mi fermo perché certo, comunque non è più il caso di andare avanti, no? Certo. Cioè, c'è anche la delusione a quel punto, non è tanto anche perché dalla serie di una ne sale, quindi quello è il problema. E appunto, questo è il discorso. Ecco perché gli dicevo, non è giusto che magari il Casarano, adesso non ho idea quanto ha potuto spendere, però penso che abbia speso parecchi soldi, e magari il Nardò, che ha speso pochissimo e ha fatto un mercato di riparazione importante, magari si trova primo davanti al Casarano. Ma le ripeto, non ho niente contro il Nardò, anzi bisogna dargli atto che hanno fatto una cosa eccezionale, però dal punto di vista proprio pratico la federazione non può fare determinate cose. Tra l'altro questo mercato che è stato allungato in Serie D, che sta creando così tanti problemi, era in previsione di una possibile ripartenza dell'eccellenza, ma di fatto sta creando molti problemi nella Serie D, che è l'unico campionato dilettantistico attualmente Capito, ma se riparte l'eccellenza, riparte e si scambiano i giocatori tra di loro. No, ma c'è un altro dramma che dicevo prima, Giovanni, c'è un altro problema, che in eccellenza ci sono squadre che stanno in queste ore continuando a comprare, ma squadre che da due mesi, società che da due mesi hanno mandato già tutti quanti a casa, quindi... non so, ma infatti hanno dato la possibilità di poter, chi vuole può continuare e chi vuole no, cioè che discorsi sono questi? È una delle opzioni sul tavolo. Mister Mambrini, domande, curiosità, o vuole salutare Giovanni Tateo così poi lo liberiamo? No, io domande, non sono un giornalista, non mi permetterei mai, nel senso solamente fare una considerazione molto onesta che ha fatto il direttore, che è assurdo avere un mercato attivo mentre praticamente stanno giocando le squadre di Serie D, nel senso che oggi un giocatore può giocare con il Lavello e domani può giocare con il Cerignola, e questo non mi sembra assolutamente giusto. Dall'altra parte lo saluto solo con affetto e gli auguro veramente tutto il meglio, perché è uno dei più grandi, ecco. Allora, Giovanni, io ti ringrazio. Per completare, io devo dirti che uno dei giocatori che ha avuto maggiore impatto sulla propria squadra, che ho visto dopo il mercato di riparazione, ho avuto modo di vedere la partita domenica scorsa, è stato anche Viteritti, che si è spostato dal Potenza al Monopoli. È stato devastante sabato scorso. Pensate, nell'ultima ora proprio, l'ora e mezzo praticamente. Io diedi la notizia, sì. Ero a Milano proprio last minute, le ultime tre operazioni che avete fatto proprio sul gong. E altro giocatore che ha avuto, e poi vabbè, lo sai, a me piacciono tutti i giocatori che hai in scuderia, però sono innamoratissimo di Colpicelli, un po' per quella che è stata la sua storia, per quello che è stato anche quello che ha dovuto passare questo ragazzo. Ho raccontato la sua storia due settimane fa per Gianluca Di Marzio, e davvero per l'ennesima volta mi ha emozionato questo ragazzo, perché davvero ha uno spirito meraviglioso, e poi segna gol fantastici, sinceramente. Credo sia davvero un esempio. Guarda, noi con Emilio abbiamo un legame particolare, perché comunque anche quando è stato al Pro Piacenza, che non hanno pagato, anche lì una situazione assurda che fanno iniziare queste squadre, che poi si ritirò dal campionato, ricordiamo. Certo, si è ritirato dal campionato perché comunque era una squadra già fallita, già in partenza. Sinceramente lui l'ha vissuta con un bambino piccolo che non aveva i soldi per mangiare, l'abbiamo aiutato noi, quindi questa è stata una cosa molto brutta. Cioè, queste cose nel calcio non devono esistere, cioè proprio non bisogna dare l'opportunità a queste persone di poter fare calcio. Assolutamente. Cioè, devono essere radiati a vita. Assolutamente. Devono essere. Invece si vedono ancora presidenti che prendono le squadre, che falliscono
a Trapani e poi vanno a Livorno, vanno a prendere Livorno, poi... Cioè, ma queste cose non devono esistere. Cioè, uno quando è fallito deve sparire dal calcio. E infatti una volta volevano introdurre la blacklist che poi non è mai stata introdotta la FIGC. Grazie Giovanni, abbiamo terminato il nostro tempo. Buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie, un abbraccio a tutto e saluto tutto Brindisi. Grazie, grazie a Giovanni Tateo. Allora, Andrea, torniamo un attimo alla Serie D in chiusura. Sei preoccupato per la situazione Brindisi? Abbastanza, molto preoccupato perché... La situazione secondo me è grave dal punto di vista psicologico, poi bisognerebbe sicuramente, noi abbiamo sentito anche le parole al termine della gara di Renato Voglino, e che comunque ha detto loro sono sempre vigili sul mercato, però l'abbiamo detto tante volte, se si dovesse nuovamente intervenire bisognerebbe prima fare delle uscite. E le uscite, come sai Fabrizio, si fanno con razionalità, perché già alcuni equilibri mi sembrano abbastanza sottili, labili, e quindi la paura è che magari andando a toccare ulteriormente qualcosa potrebbe nascere qualcosa di nero dal punto di vista psicologico e poi che possa ripercorrere. Il problema è che adesso ci sono più di 30 giocatori sotto contratto, quindi è una situazione ingestibile, parliamoci chiaramente. Sì, io sono obiettivamente sono rimasto soddisfatto almeno da qualche operazione in uscita che è stata fatta, perché comunque almeno i giocatori che hanno trovato squadra si sono subito accasati, però ha fatto anche un pensiero, se molti giocatori non riescono a trovare una sistemazione al di là poi dell'aspetto economico che c'è il Covid e molte squadre non hanno soldi da investire eccetera, però va fatta secondo me anche una domanda su che tipo di giocatori sono arrivati a Brindisi. Io credo che il progetto iniziale sicuramente aveva un'idea, aveva dei costi contenuti, è alla portata della società, poi purtroppo si è rotto qualcosa e adesso la mia paura è che si sia agito con confusione. Poi, l'ho detto anche altre volte, Fabrizio, e lo ripeto perché non voglio essere un disfattista, io spero che già domenica il Brindisi possa fare il risultato pieno con il Fasano, però... gli argentini che sono arrivati saranno sicuramente dei grandi giocatori, saranno sicuramente dei grandissimi professionisti, però il Brindisi in questo momento aveva bisogno di giocatori pronti, che conoscono la categoria. Questo è il mio punto di vista. Magari aveva bisogno di quei due o tre elementi in grado di alzare il tasso tecnico, perché questa è una squadra che aveva un'ottima solidità difensiva costruita da mister Claudio De Luca, e poi aveva i tre attaccanti davanti, che comunque qualcosa costruivano e decidevano il match. Non a caso, tutti e tre, soprattutto la Carra e Cerone, sono certo. Decisivi adesso in questa fase di campionato. E quindi non è un fatto casuale, secondo me. Quindi io chiudo facendo questa valutazione, l'ho detto già in fase del commento della partita di Nardò. Il Nardò nella gara di andata perse a Brindisi la sua terza partita consecutiva e si parlava, almeno leggevo qualche commento dei tifosi sui social, Danucci vattene, Danucci non è pronto per allenare, adesso Danucci è probabilmente l'allenatore che ha i fari addosso in tutto il girone H per quello che sta ed facendo. Ed è strameritatamente in quella posizione di classifica. E dopo la sconfitta di Brindisi, da lì partì poi un campionato incredibile del Nardò che l'ha portato adesso in vetta al girone H. Stesso discorso a Fasano, la situazione era quando il Brindisi andò a Fasano, il Brindisi ma era Fasano ha fatto un grande calciomercato, Andrea. Sì, no, per carità. Stesso discorso, facevo il parallelismo quando il Brindisi andò a Fasano, partita che poi fu persa anche a mio avviso in modo giusto, nonostante anche lì prima frazione tutto sommato equilibrata, poi il Fasano fece meglio nella ripresa, però anche lì il Fasano veniva da risultati non convincenti e vinse contro il Brindisi. Ovviamente l'augurio è che magari adesso, così come è stato con Nardò, tra andata e ritorno, possa essere lo stesso a Fasano, magari un risultato positivo nel derby possa dare convinzione e cambiare il campionato del Brindisi. Ovviamente di quello che dico non saranno contenti gli amici fasanesi, ma hanno una squadra talmente forte, talmente rinforzata, che ovviamente non sarà il risultato del Fanuzzi determinante per la salvezza del Fasano. Va bene, siamo in chiusura, abbiamo sforato. Io ringrazio mister Lorenzo Mambrini, che vorrei ritrovare nelle nostre trasmissioni anche nelle prossime settimane, e spero di vederlo più presto su una panchina importante. Grazie mister, è stato davvero un piacere. No, il piacere è mio, molto volentieri, saluto ai tuoi colleghi con molto piacere e grazie per avermi invitato. Grazie a mister Lorenzo Mambrini, ha vinto praticamente in tutta l'America e davvero ci auguriamo di poterlo vedere
su una panchina importante in Italia. Grazie Andrea Contaldi, abbiamo salutato prima Francesco Friuli, Giovanni Tateo, parte tecnica curata da Dario Spagnolo in regia. 100 Sport Magazine prosegue, la linea a Francesco Friuli a Taranto. Ancora insieme con 100 Sport Magazine, la seconda parte, come dicevamo con Fabrizio Cagnaniello, dedicata agli altri sport. E dunque possiamo partire dalla Prisma Volley Taranto, che ha perso per 3-2 contro Santa Croce. La gara la potrete vedere tra poco al termine proprio di 100 Sport Magazine in differita, con la possibilità di seguire tutti e cinque i set. Un periodo che si è aperto di recuperi per la Prisma Volley Taranto, ma anche di partite. Prima di andare a rivedere i risultati nel complesso, andiamo a ascoltare le dichiarazioni dei protagonisti, partendo dall'analisi di Fabrizio Gironi, lo schiacciatore della Prisma Volley Taranto. Sentiamo. Fabrizio Gironi, una domanda secca: che cosa succede alla Prisma Taranto quando arriva al tie break? Sembra esserci quasi un blocco o che cos'altro? Sì, diciamo che se devo trovare un punto debole sono della nostra squadra il tie break, siamo a 0 su 5. Non saprei dirti il motivo, magari fisicamente, magari mentalmente, ma non saprei dirti veramente il motivo, però c'è qualcosa che non va, ci scarichiamo facilmente, velocemente e non riusciamo mai a portarcela a casa. Siamo durante la partita con Santa Croce, comunque tutti i set precedenti abbiamo lottato dentro il tie break, ci siamo lasciati proprio andare, quindi un aspetto su cui dovremmo lavorare molto sono appunto i tie break, i set corti dove sono importanti punto a punto. Nonostante tutto, comunque, dopo un mese di stop tornate a casa muovendo la classifica con una situazione ancora da definire, perché comunque avete avuto problematiche, nel senso che Fiore si infortuna la mattina, due giocatori con grossi problemi per quanto riguarda il Covid che rientrano, insomma non è che il momento è assolutamente facile, però nonostante tutto siete riusciti a fare una buona prestazione. Sì, guarda, siamo contentissimi di come abbiamo giocato, abbiamo reagito bene, siamo stati fermi un mese, era importante ritrovare il ritmo gara e siamo andati a Santa Croce giocando al massimo di quello che potevamo. Abbiamo il rimpianto solo proprio perché nei tie break non riusciamo mai a dare quel qualcosa in più, però comunque siamo soddisfatti della prestazione di squadra che abbiamo dato. Come hai detto tu, abbiamo avuto dei problemi causa coronavirus, cioè Coscione che ancora deve riprendere bene la forma, Cottelli che a mio avviso ha fatto una grande partita perché veniva da un allenamento solo, tra tutta la partita ha avuto crampi, problemi, proprio perché essendo stato fermo un mese intero non era nella condizione di affrontare una partita intera e per lo più una partita di 5-7 lunga e combattuta. Quindi secondo me abbiamo risposto bene a questo problema. Certo, come abbiamo detto prima, ci mancava proprio qualcosa in più nel tie break che non abbiamo dato. Ora il calendario è terribile, perché si gioca sempre, ufficializzati il 10 e il 17 in campo per due mercoledì consecutivi, oltre al resto, insomma, contro Siena e Ortona, i due recuperi, e poi ci sono le partite di campionato. Insomma, questo non vi agevola sicuramente nel momento in cui dovete riprendere il ritmo gara da un lato, visto che non tutti i tasselli sono al loro posto. Sì, adesso il calendario sicuramente sarà molto più difficile, soprattutto perché anche le squadre dietro di noi si sono avvicinate molto, anzi Cuneo ci ha anche superato in classifica. Noi abbiamo delle partite da recuperare, però sono comunque partite difficili, toste, soprattutto anche perché noi dobbiamo recuperare tutti al meglio, come ho detto prima, anche dobbiamo riprendere bene il ritmo gara, quindi non sarà facile. In questa settimana cercheremo di lavorare molto di più sul nostro gioco e il calendario è fitto. Sì, abbiamo tre partite da recuperare di campionato, quindi faremo tre turni infrasettimanali, vuol dire che giocheremo due partite a settimana, non ci agevolerà di sicuro questa cosa qui.
però dobbiamo, non c'è altro modo per recuperare le partite prima del tempo limite. E come diceva giustamente Gironi, saranno recuperate le partite, abbiamo detto già che due sono stati calendarizzati in attesa di capire Bergamo al termine comunque anche della regular season. Uno dei migliori è stato sicuramente Francesco Cottarelli, un giocatore, come avete sentito anche dei compagni, insomma uno dei nomi colpiti dal Covid. Allora lo andiamo ad ascoltare adesso prima di fare un po' la sintesi sui risultati e sul calendario della Prisma Volley Taranto da qui in avanti. Francesco Cottarelli, prima domanda, come stai? Perché tu sei uno di quelli che l'hanno detto i tuoi compagni, quindi te lo chiediamo, hai avuto il Covid, come stai? Beh, sicuramente dopo 21 giorni chiuso in casa è difficile soprattutto perché ho fatto un allenamento che è stato quello di venerdì, poi c'è la trasferta e c'è stata la partita di domenica, cioè di ieri. È stato difficile, è difficile soprattutto tornare senza la sensibilità per noi palleggiatori, penso lo siano tutti gli altri, perché ci lavoriamo veramente tanto col palleggio, la sensibilità sulla palla è difficile dopo 21 giorni tornare come prima, e soprattutto fisicamente è difficile, infatti ieri non stavo tanto bene, però ho cercato comunque di dare il massimo soprattutto per i miei compagni, che era giusto così. Faccio una battuta, ma prendila veramente come tale. Probabilmente hai giocato la tua migliore partita ieri, ci hai messo anche il cuore in più. Non è una battuta, ti ripeto, non la vedere male, ma proprio un complimento. Quando si vuol gettare il cuore oltre l'ostacolo, si superano anche le difficoltà. Ti ringrazio per questo complimento. Io veramente ci ho dato tutto, anche perché, come ti ho detto, non stavo bene, anzi ho avuto crampi dal secondo set. E francamente ti dico che non pensavo di finire la partita, però l'abbiamo finita, abbiamo dato, almeno io ho dato tutto. Mi dispiace perché potevamo portarla a casa un 3-1, un 3-2, perché eravamo sopra 2-1, però ho dato tutto. So di non essere stato più preciso del solito, potevo essere più preciso, potevo fare qualche errore di meno, però veramente ieri ho dato tutto. Il tie break purtroppo è pesante per la Prisma, 0 su 5, dicevamo con Gironi, un aspetto che con te analizziamo anche, la tua visione insomma sul discorso che Taranto non riesce mai a imporsi al tie break. Cosa devo dire, il tie break diciamo è la nostra bestianiera. Ieri siamo stati in campo al quinto set dicendo lo vinceremo prima o poi il tie break, non è stato ieri. Quindi lo sarà sicuramente la prossima volta, spero lo sarà nel momento importante, e quindi aspetteremo quel momento. Per quanto riguarda il campionato, partite una dietro l'altra, adesso la Prisma avrà un tour de force vero e proprio, ufficializzati due recuperi, insomma adesso bisogna forse giocare da Cottarelli tutti quanti insieme, no? Gettare il cuore oltre l'ostacolo. Certo, quello sicuramente, bisogna anche gestirsi perché le partite sono tante, sono difficili, tutte le partite, tutte le squadre vogliono vincere, perché stiamo arrivando verso la fine, tutte le squadre vogliono entrare ai playoff, e ci sarà da dare tutto, però gestendosi anche perché sono i playoff che sono vicini, e quindi sarà un bel susseguirsi di gare dove bisogna metterti testa, cuore, ma anche bisogna stare attenti anche col fisico. Dunque andiamo a rivedere i risultati dell'ultimo turno, ossia dell'ottava giornata di ritorno. Bergamo cade in casa 3-2 contro Siena, Santa Croce batte Prisma Volley Taranto per 3-2, Ortona che supera Brescia per 3-2, Lagonegro batte Mondovì per 3-1, a Castellana la vittoria di Reggio Emilia per 3-1, vittoria di Cuneo contro Cantù per 3-2, per una classifica che vede al momento Bergamo in testa con 48 punti, ha un po' rallentato la formazione che è sicura ormai del primo posto in classifica, è un vantaggio considerevole per quanto riguarda il fattore campo nei playoff. Seconda Cuneo con 34 punti, 32 per Taranto, 31 per Siena, 29 Ortona e Reggio Emilia, 27 per Brescia, 26 Santa Croce, 25 punti per Castellana Grotte. Più staccate Cantù 18, Mondovì 16 e Lagonegro con 12 punti. Per quanto riguarda invece il calendario che dicevamo
In precedenza ci sono delle novità per la Prisma Volley Taranto, ve le abbiamo già annunciate nel corso delle edizioni dei telegiornali. Per la nona giornata di ritorno Taranto affronterà Cuneo e questa gara è importante, così come il recupero del 10 di marzo sempre al Palamazzola contro Siena. Insomma, in queste due partite, quindi tra fine settimana e metà prossima settimana, ci si gioca il secondo posto in classifica per i rossoblù. Poi ci sarà il 14 la gara esterna contro Castellana, tre giorni più tardi Taranto viaggia ancora, va in quel di Ortona e si conclude la regular season con la gara contro Lagonegro e da calendarizzare il match contro Bergamo che chiuderà, come detto, la regular season e capiremo se la Prisma Volley Taranto raggiungerà il secondo posto in classifica. Sarà importante per i rossoblù cercare di non sbagliare adesso nessun colpo, cercare di vincere le gare interne, soprattutto le prossime due, per poter conquistare quel posto al sole, al secondo posto dietro a Bergamo. Passiamo adesso al basket, invece CJ Taranto che cade 57-55 contro Viola Reggio Calabria. Sentiamo coach Carone. Siamo con l'assistant coach della Fusion Pro Basket Taranto, coach Claudio Carone. Coach, insomma, dopo 12 vittorie consecutive si ferma la Reggio Calabria per l'invertibilità della Fusion Pro. Insomma, una gara bella, equilibrata, ricca di intensità, con i punteggi, punteggio molto basso. D'altronde si affrontavano le due migliori difese di questo campionato, che hanno fatto rispecchiare questo dato statistico all'interno dei 40 minuti. Ti chiedo cosa non è andato secondo te per Taranto per portare a casa quella che sarebbe stata la 13ª vittoria. Ma come sempre, quando ci sono delle sconfitte non è mai una sola cosa che non va, sono più cose messe insieme che provocano una brutta prestazione. Sono successe delle cose che nelle 12 partite precedenti non sono capitate. Innanzitutto un atteggiamento, nelle 12 partite precedenti abbiamo sempre iniziato con un ottimo atteggiamento alle partite, mettendo subito in chiaro qual era il nostro principio di gioco. Invece in questa partita abbiamo iniziato un po' col freno a mano tirato, e complice anche il merito della Viola Reggio Calabria, a cui vanno i miei complimenti per come ha giocato. Tutto il merito va espresso alla squadra vincitrice. Per quanto riguarda noi, non si può pensare di vincere in trasferta tirando 2 su 19 da 3, non ha fatto altro che provocare un gioco difensivo molto più chiuso da parte della Viola, aiutando molto spesso in post basso contro Nando Matrone. Siamo stati molli un po' sulle gambe in attacco, subendo un attimo i contatti provocati dalla difesa della Viola, ma soprattutto abbiamo attaccato male i mismatch. Loro cambiavano sistematicamente in difesa per gran parte della partita, se non raddoppiando addirittura su Piccaro di Stanic. È una mossa che sapevamo coach Borignano potesse fare, avevamo preparato durante la settimana un po' di soluzioni che però alla fine il campo non ci ha portato a fare. Quindi ci hanno tolto, su bravi loro, ci hanno tolto il pick and roll con Stanic, o quantomeno le soluzioni di Stanic sul pick and roll, e poco bravi noi a tirare male, ripeto, sia i liberi che tirare da tre. Abbiamo fatto anche dei tiri da tre in ritmo, con spazio, ma non era serata, e poco bravi noi ad attaccare i mismatch creati dai cambi difensivi sui blocchi della Viola Reggio Calabria. Abbiamo tenuto troppo fermo il pallone, non abbiamo cercato triangoli offensivi, non abbiamo cercato il lungo sotto col mismatch, ma ci siamo accontentati di attaccare solamente con l'esterno con troppi palleggi. Insomma, non ha funzionato, un po' di cose non hanno funzionato. Prima o poi doveva arrivare, è una sconfitta che faremo di tutto affinché possa essere salutare. Eravamo convinti dei nostri mezzi, lo rimaniamo e guardiamo comunque il futuro fiduciosi.
Eh sì, come diceva giustamente l'assistant coach di Taranto, questa è la prima sconfitta in campionato che non pregiudica però il percorso del Cus Ionico fatto fino ad ora, ma anzi è una giornata dal termine della prima parte della stagione regolare, prima di andare nella fase orologio, insomma vanno a certificare che questa squadra può comunque giocarsela con tutte, nonostante la sconfitta. Se possibile con Vincenzo Musci sentiamo un minuto di coach Stefano Mineo, l'assistant coach di Taranto, prima di andare a rivedere i risultati. Vediamo. Ci troviamo a commentare questa prima sconfitta stagionale con grande rammarico. Dobbiamo dare atto a Reggio Calabria che ha fatto una partita molto ma molto importante, sostanziosa, ha giocato molto aggressiva negli spazi, ha rispettato il loro piano partita perché hanno avuto 40 minuti di grande costanza, quindi come prima cosa dobbiamo rendere merito agli avversari che hanno sicuramente fatto una partita di grande spessore. Non sono andate bene alcune cose e oggi non siamo riusciti a imporre quello che siamo riusciti a fare fino adesso. Sottolineiamo che abbiamo fatto un percorso straordinario fino adesso con le 12 vittorie, per cui rimane il rammarico di una sconfitta, ma rimane anche la certezza e la consapevolezza che una squadra forte e che da lunedì, da domani, riuscirà a ripartire da questo piccolo stop e chiaramente bisogna trarre insegnamento dalle cose che abbiamo sbagliato oggi, per cui è un incidente di percorso e dobbiamo essere bravi a lavorare e superarlo di slancio. E allora leggiamo i risultati della 13ª giornata, ripetiamo penultima della stagione regolare, poi ci sarà la fase ad orologio, la vittoria di Bisceglie contro Molfetta 67-67 a 56, Monopoli batte Ruvo 57 a 52, la vittoria di Nardò sul campo di Catanzaro 80 a 65, la vittoria come detto di Viola Reggio Calabria contro il Cus Ionico Taranto per 57 a 55. In classifica Taranto 24 punti, 18 per Nardò, così come Bisceglie, 14 punti per Ruvo, 10 Molfetta, 8 Reggio Calabria, 6 punti per Catanzaro e Monopoli, che quindi raggiunge la formazione calabrese. Nell'ultimo turno c'è Nardò-Monopoli, Ruvo contro Reggio Calabria, Taranto contro Bisceglie e poi Molfetta contro Catanzaro. Le gare si disputeranno domenica 7 di marzo. Grazie a Vincenzo Musci in regia, io vi lascio alla differita della partita tra Taranto e Santa Croce, quindi Santa Croce Prisma Volley Taranto, l'appuntamento con 100 Sport Magazine torna tra 7 giorni e parleremo naturalmente ancora della Prisma, perché lì ci troveremo davanti al bivio, da un lato la gara contro Cuneo e poi il recupero contro Siena. Ripetiamo, le prossime due partite saranno importantissime per la Prisma Volley Taranto per poter cercare la definizione ufficiale del secondo posto in classifica. Grazie e arrivederci.